Nel dicembre del 2001, sull'onda delle esposizioni, gala musicali e documentari televisivi, si festeggiò la vita clamorosa della diva Marlene Dietrich. Fu l'ultima stella del cinema internazionale della Germania. Nata come Marie Magdalene Dietrich il 27 dicembre del 1901, l'attrice diventò la bomba bionda e prese il suo nome d'arte a soli 20 anni. Nei movimentati anni 20 si arrangiò nei teatri locali come cantante e attrice minore. Marlene ebbe il suo primo debutto cinematografico nel 1923. Dopodiché la sua interpretazione della Vamp in L'Angelo Azzurro, già con la sua firma, le darà la fama. È interessante notare che L'Angelo Azzurro fu uno dei primi film sonori in Europa. Questo ruolo, cantando Lola Lola, di una cantante di un locale di cabaret nel film di Joseph von Sternberg, colpì sia in tedesco che in inglese, avviò la sua carriera e le aprì la strada verso Hollywood. La sua voce rauca, gli zigomi alti e le magnifiche gambe lunghe elettrizzarono gli spettatori per decenni. Nel periodo prebellico, la carriera della Dietrich si formò nel film decadente e nell'ambiente dei cinema berlinesi. Diventò veramente famosa dopo la sua emigrazione negli Stati Uniti, di cui ebbe la cittadinanza dal 1937. Continuò a rifiutare i tentativi da parte dei nazisti di farla tornare in Germania e in seguito si vestì con la divisa americana per esibirsi davanti alle truppe al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Le sue interpretazioni aiutarono il fronte di casa quando registrò un album antinazista in tedesco per gli OSS, nel quale incluse Lili Marlene, un esempio curioso di una canzone che trascende l'odio contro la guerra. Se qualcuno chiedeva perché l'avesse fatto, nonostante il pericolo di essere solo a pochi chilometri dalle linee tedesche, rispose: per la buona educazione, era la cosa giusta da fare. La Dietrich fu premiata con la medaglia della pace dal governo statunitense per il suo impegno durante la guerra. I nazisti denunciarono la Dietrich perché frequentava gli ebrei, cioè attori e artisti che come lei fuggirono oltremare, e così le voci per convincerla a tornare divennero più discrete. Quando tornò a casa per un concerto nel 1960, le vennero incontro contestatori e qualche dimostrante le sputò addosso. Anche se la Dietrich tornò solo 2 volte in Germania dopo la guerra, nel 1947 e 1960, scelse Berlino come luogo di riposo dopo la caduta del muro nel 1989. Tutti i matrimoni della Dietrich finirono in un divorzio. Negli anni 50 ebbe relazioni con Edward Murrow, Yul Brynner e Frank Sinatra. Fu impegnata sentimentalmente anche con il presidente John F. Kennedy. Visse in solitudine negli ultimi anni della sua vita e morì per cause naturali il 6 maggio del 1992 all'età di 90 anni a Parigi. Le onoranze funebri furono segnate da controversie e il funerale pubblico fu cancellato a causa dell'astio indugiante. La tomba della Dietrich fu profanato. Questo dimostra che l'astio esiste ancora oggi. I tentativi dei fan locali del quartiere di Schöneberg di dare il suo nome alla via dove nacque fu bloccato nel 1996 dalla resistenza di oppositori durissimi. Imbarazzati dall'eco negativo della stampa internazionale, gli ufficiali della città le dedicarono una piazza vicino a Potsdamer Platz, nel centro di Berlino, Marlene Dietrich Platz.